30 settembre, San Girolamo. Girolamo, uno dei più grandi dottori della Chiesa, nacque a Stridone, in Dalmazia, da una nobile famiglia cristiana, fra il 345 e il 347. A Roma studiò i classici latini e a Treviri conobbe la vita ascetica dell'Occidente. Fu battezzato a 19 anni da Papa Liberio. Si recò poi in Oriente per conoscere la tradizione monastica del deserto siriaco e fu ordinato presbitero ad Antiochia. Fondò a Roma, sull'Aventino, un cenobio dove le donne dell'aristocrazia romana si esercitavano nell'ascesi e nello studio approfondito della scrittura. Nel 384, dopo la morte di Papa Damaso, del quale era stato segretario particolare e da cui ricevette l'incarico della revisione della traduzione latina della Bibbia, che darà origine alla Vulgata, Girolamo ripartì alla volta di Betlemme, dove si dedicò alla traduzione e al commento dei libri sacri. Qui fondò un monastero maschile e uno femminile. Si dedicò alla traduzione biblica e alla redazione di alcune opere per insegnamento ai giovani fino alla sua morte. La sua opera più importante è la Vulgata, che consiste nella prima traduzione completa in lingua latina della Bibbia. Di carattere forte e irruente, provocò insieme consensi e polemiche con i suoi interventi accesi per fustigare vizi e ipocrisie. Nei suoi scritti, molti dei quali interessano la vita monastica, soprattutto nel suo epistolario, Girolamo ha lasciato alla Chiesa un tesoro prezioso di insegnamenti sulla vita cristiana e sull'ascesi monastica. Morì a Betlemme nel 419, il 30 settembre.